Lezione conclusiva sulla scienza del diventare ricchi. La lezione più semplice, perché non farò altro che leggervi. Sono talmente perfette le parole che scrive Waters che, voglio dire, non ha senso utilizzarne altre. Che leggervi le avvertenze, note conclusive e poi il riepilogo della scienza di diventare ricchi o riassunto della scienza di diventare ricchi. Ascoltatele bene perché riepilogano perfettamente tutto il senso del lavoro che abbiamo fatto fin qui. Vi leggo appunto avvertenze e note conclusive. Ovviamente se ci sono dei punti che possono apparire un po' necessari di spiegazione lo farò, ma vedrete che sono talmente, come vi dicevo, queste parole così precise, talmente esatte che lasciano essere fatti. Ecco, come sapete io amo Waters soprattutto per questa chiarezza, e poi vi anticipo che vi proporrò una ulteriore lezione conclusiva, una sorta di lezione extra dove scopriremo ancora più profondamente la grandezza di quest'uomo e l'ispirazione di questo testo fondamentale che ha ispirato, che possiamo considerare il testo base della legge di attrazione. Molti non crederanno all'idea che esista una scienza esatta per diventare ricchi. Continueranno a pensare che la ricchezza sia limitata e a insistere che solo il cambiamento delle istituzioni sociali e politiche potrà far aumentare il benessere delle persone. Non è vero. È vero, sì, che i governi dei nostri giorni tengono le masse in miseria. Dei nostri giorni. Cioè, di tutti e due. Ma se lo possono permettere solo perché le masse non pensano né agiscono nel modo corretto. Punto essenziale, l'individualità del cambiamento che diventa cambiamento sociale. Tenetelo a mente se vi va anche per la prossima lezione, perché questo punto è molto intimo, riguarda tantissimo l'esperienza personale di Waters e la sua grandezza, se mi permettete. Se le masse iniziassero a progredire come suggerito in questo libro, nessun governo o sistema economico sarebbe in grado di controllarle, perché il progresso del tutto richiede l'adattamento di ogni singolo elemento che compone il tutto. Ma se restiamo ovviamente nella concezione generale che la scienza del diventare ricchi sono baggianate, vi ricordate, no, quel redattore idiota di cui vi parlai all'inizio di questo percorso? Mi sembra che morì in povertà. Vorrei andare a vedere le finanze di questo simpatico materialista. Se le persone mantengono un fermo pensiero di progresso, hanno fede nel poter diventare ricche e agiscono con il fermo proposito di diventarlo, non vi è nulla che possa trattenerle alla miseria. Queste sono parole vere. Lo vedremo nella prossima lezione. Ogni singola persona può incamminarsi per la giusta via in qualsiasi momento e sotto qualsiasi governo e diventare ricca. E quando un numero significativo di persone ci riusciranno, non importa solo qua, sotto quale forma di governo, causeranno tali modifiche nel sistema da trasformarlo completamente. Maggiore è il numero di persone che diventano ricche sul piano competitivo, sta parlando del mondo di adesso, peggio è per tutti. Maggiore è il numero di persone che diventano ricche sul piano creativo, meglio è per tutti. La grandezza idealistica di Waters è veramente incompresa, ecco, vorrei dire. L'emancipazione economica delle masse può essere raggiunta solo se saranno molte persone che diventeranno ricche praticando il metodo esposto in questo libro. Diffondetelo, non abbiate paura, sapete bene che nessuno potrà rubarvi ciò che è vostro. Più saranno le persone che agiranno così, meglio sarà per tutti, più il mondo sarà ricco, più sano, più grande, più morale, più costruttivo e, mi permetto anche di dire, più intelligente. Costoro daranno infatti l'esempio e ispireranno gli altri con il desiderio di vita vera, con la fede nel poterla raggiungere e con l'obiettivo di raggiungerla.
Scusate una piccola nota personale, ricorderò sempre un mio conoscente irritato dal mio cambiamento spirituale, che a un certo punto arrivò a dire: ma sì, ma insomma, non è che si può avere la fede che hai tu, eh? Proseguo. Per il momento, tuttavia, basta sapere che né il governo sotto cui vivete, né il sistema capitalista o competitivo possono in alcun modo ostacolare il vostro percorso di arricchimento. Una volta che si accede al piano creativo del pensiero, ci si astrae da queste cose, da tutte queste cose, e si diventa cittadini di un altro mondo. Un'immagine splendida. Entrare cittadini di un altro mondo è esattamente anche quello che dicono i grandi padri della Chiesa sulla preghiera. Si entra in un altro mondo, ma è un mondo reale. È esattamente il sogno di Giacobbe. Il mondo reale è il mondo spirituale. E Giacobbe disse: è terribile tutto questo, è grandioso tutto questo, è vero tutto questo, non è una fuga, non è un rifugio, anche se è parte anche questo del percorso di cambiamento, di trasformazione, sapere che c'è un punto inattaccabile, che sia qui o nell'universo, non cambia, ma rendersi sempre più conto, questo è importante, che questo mondo è il mondo. Ricordate però che dovete mantenere il vostro pensiero sul piano creativo e badate di non tradirvi mai da soli pensando che le risorse siano limitate o ricadendo nella dimensione competitiva. È una sfida, segnatevelo, questo è un punto assolutamente imprescindibile. Se vi capita di ricadere nel vecchio modo di pensare, correggetevi immediatamente. Lo stato mentale competitivo, infatti, non conosce la cooperazione della mente e del tutto. Non sprecate un solo istante a fare preparativi per future emergenze. Preoccupatevi solo delle azioni necessarie che possano influenzare il contesto presente. Dovete darvi da fare affinché il lavoro di oggi abbia esito perfetto. Agli imprevisti futuri ci penserete se e quando si presenteranno. Sentite anche il buon senso. Perché preoccuparsi di ciò che ancora non è? E pensate invece quanto la nostra società, il sistema dell'informazione soprattutto, che sempre di più è un sistema blindato dal potere, ci spinge a questo, a continuare a preoccuparci, ci spinge a continue emergenze, un'emergenza dopo l'altra, senza emergenza quasi non si vive più, e ciò crea un meccanismo anche a livello ormonale di produzione di dopamina o di adrenalina, che poi innesca un meccanismo di continuo bisogno di questo stesso ormone. La paura genera paura e si ha quasi bisogno di paura. Non preoccupiamoci del futuro. Ogni capello in testa è contato. È vero questo o no? È vero questo o no? O Dio esiste o non esiste, non c'è una via di mezzo. Ecco perché non bisogna preoccuparsi, parlo con me stesso, non bisogna preoccuparsi. Ho capito, non ho capito, però sempre di più, per fortuna, capisco. Dovete darvi da fare affinché il lavoro di oggi abbia esito perfetto, e agli imprevisti futuri ci penserete se e quando si presenteranno. Non state a domandarvi come supererete eventuali ostacoli che possano intralciare i vostri affari, salvo ovviamente che non dobbiate cambiare subito il corso d'azione per evitarli. Ma le emergenze, quelle contingenti, ci sono, gli ostacoli ci sono. Ne abbiamo visti nel percorso della scienza di diventare ricchi. La quotidianità, il lavoro sulla quotidianità è quello che garantisce il fatto che ciò che di cui stiamo parlando è reale. Sono cose queste parole, ma questo non deve innescare un processo d'ansia continuo, un processo di paura continuo. C'è un'emergenza, ci può essere, si affronta, non bisogna subito dare una risposta, immediatamente risolvere. Qual è la ricetta? Questa, sentite come l'informazione ci ha condizionato. Mi dica in 2 minuti qual è la ricetta per la pace nel mondo. La fame nel mondo, risolviamo? L'inquinamento globale? 2 minuti, una ricetta, stacco, pubblicità.
Non importa quanto invalicabile sembri l'ostacolo del percorso da lontano. Se camminate per la retta via, scoprirete che scompare man mano che vi avvicinate, oppure troverete un modo per passarci sopra, attraverso o accanto. La fiducia, sapete bene quello che abbiamo fatto, la fede, la connessione, tenere aperta con la volontà tutta l'azione, tutto il processo. Capitano situazioni difficili, situazioni anche che non sappiamo come potremo neppure mai risolvere, cose che ci sembrano irrisolvibili. Abbiamo fiducia, seguiamo la nostra strada e sicuramente realizzeremo. Non vi è insieme di circostanze che possa sconfiggere l'uomo o la donna che stanno diventando ricchi seguendo un metodo rigorosamente scientifico. Se 2 più 2 fa 4, allora qualsiasi, ripetiamolo tutti insieme, qualsiasi uomo o donna che segue la legge non può che arricchirsi. Non assillatevi pensando a potenziali disastri, difficoltà, crisi o congiunture sfavorevoli, e parla anche della sua situazione. Avrete tempo a sufficienza per affrontarne quando si presenteranno e scoprirete che ogni problema, segnatevelo, ogni problema contiene in sé la propria soluzione. Badate a come parlate. Non abbiate mai un tono scoraggiato o scoraggiante quando parlate di voi stessi, dei vostri affari o di qualsiasi altra cosa. Non ammettete mai la possibilità di fallimento, né parlate in modo da dare a intendere che il fallimento sia una possibilità. Si può anche parlare, quando si è in pace, dei propri fallimenti. Non sta dicendo che bisogna rimuovere i fallimenti, ma bisogna avere un atteggiamento che contempla il fallimento come parte del proprio processo di avanzamento e di realizzazione. Detto così, con questo tono, sembra anche facile, ma io posso dirlo, testimoniarlo personalmente, è qualcosa che ti dà tranquillità e anzi ti dà forza. Avere ti dà una forte confidence, no? Come si dice in inglese, una forte autostima anche, sapere di poter tranquillamente parlare dei tuoi fallimenti passati e sapere anche accettarli, con questo atteggiamento ti permette di avere un controllo, direi anzi un dominio sul percorso che stai facendo, ma ovviamente questo dominio è dato dalla struttura della scienza del diventare ricchi, quindi è un dominio che procede dalla dimensione metafisica. Non dite mai che i tempi sono duri o che gli affari sono incerti. I tempi possono essere duri e gli affari incerti solo per chi è sul piano competitivo, non per voi. Voi potete creare tutto ciò che volete e siete al di sopra di qualsiasi paura. Mentre gli altri se la passano male o sono in crisi, a voi si presenteranno le più grandi opportunità. Allenatevi a pensare al mondo come a qualcosa in divenire. Bellissimo, questa è una delle più grandi intuizioni di Wattes nella scienza della grandezza, ci sono delle pagine stupende. Qualcosa che sta continuamente crescendo, che non è perfetto, come dirà nella scienza della grandezza, che non è assolutamente completo, ma che sta avanzando. E voi fate parte di questo meraviglioso processo. E imparate a riconoscere che ciò che sembra malvagio è soltanto qualcosa di non ancora sviluppato. Sentite che saggezza. Esprimetevi sempre in termini di progresso. Fare altrimenti vuol dire negare la propria fede, e negare la propria fede vuol dire perderla. Non permettetevi mai di sentirvi delusi. Bella questa, veramente bella. Bella, non permettetevi mai di sentirvi delusi. Vedete, l'avrò letto, non so, 300 volte questo testo e ogni volta c'è quell'elemento che dimentico che ti dà una scintilla, no? Che sembra parlarti anche della tua vita. Potreste aspettarvi una determinata cosa in un determinato momento e non ottenerla in quel momento e vi sembrerà di aver fallito. Ma se tenete salda la vostra fede, scoprirete che il fallimento è solo apparente. Continuate per la retta via e se non ricevete quella determinata cosa, ne riceverete un'altra migliore.
e vi renderete conto che ciò che sembrava un fallimento in realtà era un grande successo. Verissimo, verissimo. Se fallite è perché non avete chiesto abbastanza. Andate avanti e vi arriverà qualcosa di ben più grande di quello che stavate cercando. Non esitate o tentennate per paura che quando arriverete ad un determinato posto fallirete per mancanza di abilità. Andate avanti sicuri e quando arriverete a quel posto vi saranno date le capacità richieste. Anche questo è molto importante. Non aspettiamoci di avere già le competenze che riguardano magari il livello di realizzazione che vogliamo raggiungere. Ma quando raggiungeremo quel livello avremo le competenze. Le avremo ovviamente non perché ci piovono dal cielo, ma perché le avremo costruite giorno per giorno. Il tempo, il momento è ancora, la Bibbia ce lo dice, a suo tempo avverrà, Isaia, capitolo 60, se non ricordo male, a suo tempo ciò avverrà rapidamente. Sentite questi due elementi quasi in contrapposizione, a suo tempo, non sappiamo quando, avverrà rapidamente, tac. Ed è così, c'è tutta una fase di preparazione, di incubazione, di sviluppo, di processo, ma poi quando si manifesta, si manifesta. Andate avanti con totale fiducia. La stessa fonte di talento che permise a Lincoln, nonostante la sua mancanza di istruzione, di eseguire la più grande opera di governo mai portata avanti da un solo uomo, sgorga anche per voi. Anche voi potete attingere quanto volete a questa sorgente mentale per ottenere la saggezza necessaria e affrontare le responsabilità che vi sono date. Studiate questo libro, restate costantemente in sua compagnia fino ad avere completa padronanza delle idee che contiene. E finché non radicate in voi la fede in questo metodo, è meglio se rinunciate più che potete a distrazioni ed evitate i luoghi in cui sono predicate idee contrarie. Aggiungo, scusate la pausa perché dice altre cose, ma quello che era essenziale lo abbiamo detto. Aggiungo un aspetto difficilissimo che ci viene detto da questo attingere alla fonte mentale, alla sorgente mentale. Ricordate che questo è il punto di originalità, di peculiarità, perlomeno della scienza del diventare ricchi. Si crea la realtà attraverso il percorso di connessione con la dimensione spirituale, con l'universo, con l'intelligenza infinita, con la sostanza informe, come dice Waters. Quindi, tra fare e pensare, dovrebbe esserci un rapporto inverso, perlomeno a quello che, altro che inverso, però diciamo è teoricamente inverso a quello che è abitudine praticare. Dovremmo passare il nostro tempo più a pensare in questo modo, quindi a cercare questa relazione, questa connessione, che ad agire. O perlomeno qui equilibrare queste due azioni. Ma ciò che ci permette di creare è il pensare, e poi certamente l'agire. Il pensare in un certo modo predomina gerarchicamente l'agire in un certo modo. Dovremmo tenere a mente questo. Ecco perché Gesù e San Paolo dicono che bisogna pregare costantemente, mantenersi sempre nella relazione di connessione. Più aveva successo, questo va tenuto a mente, secondo me, è molto esplicativo, più aveva successo Gesù, più si ritirava a pregare, più cresceva il suo consenso presso il popolo, più si ritirava a pregare. Cosa faceva? Ritrovava quel centro di ispirazione, quel centro di connessione. Si apriva, poteva essere distratto, poteva essere irretito, poteva anche perfino pensare che fosse lui quello che contava veramente, ed ecco che allora ritornava nel suo centro, ritornava nel punto origine, quella connessione.
vi invito a esercitare questa ricerca del vostro centro e di questa connessione ogni giorno. Vi è un'unica e sola sostanza pensante. Da questa sostanza pensante origina ogni cosa. E questa sostanza pensante, allo stato originario, pervade, penetra e riempie ogni interstizio dell'universo. Ogni pensiero che affiora in questa sostanza produce ciò che essa immagina. Ogni uomo è in grado di dare forma alle cose con il pensiero e, imprimendo il suo pensiero nella sostanza informe, può determinare la creazione di ciò che pensa. Per riuscirci, deve passare dalla mentalità competitiva a quella creativa. Altrimenti non sarà in armonia con la sostanza informe, il cui spirito è creativo e mai competitivo. Ogni uomo e ogni donna può entrare in connessione con la sostanza informe se coltiva gratitudine vivace e sincera per le benedizioni che riceve. La gratitudine crea unione tra la mente umana e l'intelligenza della sostanza, permettendo così che i pensieri dell'uomo siano accolti dalla sostanza informe. L'uomo può rimanere sul piano creativo solo se si unisce alla sostanza informe, attraverso un costante e profondo senso di gratitudine. Ogni uomo e ogni donna che desideri diventare ricco, ricca, deve formarsi un'immagine distinta e precisa di ciò che desidera possedere, fare o diventare. Deve fissarla nel pensiero, al contempo rendendo grazie al Supremo per la realizzazione di ogni suo desiderio. Ogni uomo e donna che desiderino diventare ricchi devono trascorrere il tempo libero in contemplazione della loro visione, ringraziando con sincerità la realtà concreta che è data loro. Non insisterò mai abbastanza sull'importanza di una contemplazione assidua del vostro ideale, rafforzata da una incrollabile fede e una devota gratitudine. È questo il processo che permette di imprimere il proprio pensiero nella sostanza informe e mettere in moto le forze creative. Le energie creative lavorano attraverso i canali spontanei di crescita naturale e di ordine economico e sociale. L'uomo che segue le istruzioni riportate in questo libro con fede assoluta non potrà che ricevere tutto ciò che ha creato nella sua visione mentale. Riceverà ciò che desidera attraverso i processi attivi nel mondo economico e commerciale. Per ricevere ciò che gli spetta quando arriva, l'uomo deve essere attivo. La sua attività deve consistere nel superare i limiti della sua posizione attuale nel mondo. Deve mantenere il proposito di diventare ricco attraverso la concretizzazione del suo ideale. E ogni giorno deve fare tutto il possibile, assicurandosi che ogni azione sia efficace. Per far sì che ogni transazione economica accresca la vita, deve dare sempre un maggiore valore di utilità in cambio del valore monetario che riceve e deve credere così fermamente nel pensiero progressivo da comunicare l'idea di crescita a tutte le persone con cui entra in contatto. Gli uomini e le donne che mettono in pratica queste istruzioni diventeranno sicuramente ricchi. E la ricchezza che riceveranno sarà esattamente proporzionale
alla precisione della loro visione, alla solidità dei loro propositi, alla costanza della loro fede e alla profondità della loro gratitudine.